Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo, ritornano un po' i video in vecchio stile riguardante soltanto la mia voce, però oggi siamo in un video totalmente diverso da quello di cui ho parlato fino ad ora, ossia Fantacalcio eccetera, perché infatti oggi parliamo di FIFA 20, siamo nel secondo video su FIFA 20 e mentre sotto scorrono le clip di dove ho giocato con i miei amici invitati a casa mia e abbiamo fatto degli 1v1 a torneo, dei 2v2, vedete anche delle clip contro il computer. Oggi andremo a vedere tutto quello che c'è da sapere su questo FIFA 20, ovviamente dalla demo. Vi ricordo che nel gioco completo cambia quasi tutto. Partiamo subito dalla cosa che più si nota ad occhio, è il gioco più lento. Il gioco è diventato più lento in confronto al FIFA 19. Non ci sono tante differenze, però quelle che ci sono per me sono molto evidenti. Ad esempio questo gioco più lento, che ovviamente si può sopperire facendo diverse partite, a un certo punto vi abituate e vi sembra comunque non esser cambiato nulla. Poi, come si difende? Su questo FIFA ho notato soprattutto che in difesa devi temporeggiare. Allora, temporeggi innanzitutto per evitare la crocchetta. La crocchetta, se temporeggi, non ti fa niente. Basta che riesci a temporeggiare al momento giusto, fare il contrasto e la crocchetta diventa una skill inutile. Poi soprattutto temporeggi perché c'è difficoltà quando il giocatore entra in contrasto direttamente, quando uno va addosso all'attaccante col difensore e preme subito il cerchio, si trova molta difficoltà a difendere. Un'altra cosa sono i passaggi, i passaggi che diventano molto difficili e molto lenti, a parer mio ovviamente, sempre tutto quello che ho notato io da diverse partite giocate. I passaggi diventano molto difficili perché comunque devono essere molto precisi e soprattutto sono molto lenti, quindi devi avere il tempismo giusto. E ho notato un'altra cosa, che i filtranti sono molto difficili, soprattutto i filtranti alti sono davvero difficilissimi perché non sono molto precisi e a volte sbagliano. Poi sarà che ho ancora qualcosa da modificare nelle impostazioni controller, visto che io le ho modificate su FIFA 19, però per me è così. Poi un cambiamento molto evidente che già si sapeva da mesi sono le punizioni e rigori, su cui farò un video a parte perché comunque sto già capendo un po' il meccanismo delle punizioni, mi piacciono, è un bello stile perché hai varietà per come tirare le proprie punizioni, hai possibilità di tirarle a giro a 90 gradi dal pallone, comunque sono davvero una cosa che se capite è tanta roba. Poi passiamo ai lati, cioè torniamo di nuovo al campo, però passiamo al tiro, perché troviamo innanzitutto i cambiamenti nel tiro a giro. L'animazione è cambiata ed è cambiato soprattutto la precisione e la potenza. Infatti il tiro a giro va un po' a scendere, proprio come i tiri a giro reali, e poi lo trovo molto debole e molto lento. Ovviamente poi in base a quanto caricate le tacche, comunque c'è da provare. È una cosa che ho notato, si segna poco a giro, e collegandoci ai tiri a giro e collegandoci a FIFA 19 time finishing. I time finishing innanzitutto sono stati aggiunti a punizioni e rigori, quindi un'ottima caratteristica che sono assolutamente da provare, solo che sono davvero complicatissimi da punizione e rigore. E in campo ho notato innanzitutto che la barra, l'ho fatto col trainer, la barra si carica molto più velocemente, però c'è meno spazio nel quadratino verde, quindi bisogna trovare il tempismo veramente azzeccatissimo. Sono molto difficili da fare in confronto all'anno scorso, però comunque non è che hanno questa grande difficoltà, basta che vi ci abituate e ritornano ad essere facili. Però ho notato che l'efficacia è molto diversa da quella dell'anno scorso. A questo punto, per come ho notato io, tanto vale fare il tiro normale, specialmente se si tratta di tiri a giro. Là evitate proprio di fare né time finish né tiri a giro, che quest'anno li vedo davvero imbarazzanti. Poi ovviamente nel gioco completo cambierà, oppure sono opinioni mie che voi non sarete d'accordo. Un'altra cosa è lo stile di gioco che vi voglio consigliare. Ragazzi, provate a giocare tenendo il possesso palla. Ci colleghiamo fra poco alla partita con il bot a leggenda e fra poco capirete tutto. Giocate molto a possesso palla, passaggi corti, non alzate molto il pallone, soprattutto a cross. Però ci colleghiamo sulle fasce. Perché? Perché i difensori non raggiungono in velocità gli attaccanti. Questa è una cosa abbastanza evidente, stra-evidente. Per questo vi ho detto di temporeggiare prima. Quindi ci colleghiamo anche allo stile difensivo. Perché temporeggiare, soprattutto con un terzino, è importantissimo.
Allora, non so se vi farò scorrere delle clip. Ci sono dei momenti in cui il mio Salah partiva in velocità e Rose dove stava la rimaneva e Salah lo vedevi in avanti. Poi anche con Mbappé, è una partita non registrata perché non l'ho fatta dalla mia PlayStation. Però, ragazzi, davvero è qualcosa di assurdo per come corrono i giocatori. E infatti, appunto, lo stile di gioco vi consiglio di fare passaggi corti e di tenere il possesso soltanto con i giocatori molto veloci, soprattutto con gli esterni. Giocate sulle fasce, ma non crossate, perché i cross li vedo davvero scandalosi quest'anno. Crossate solamente o basso, oppure quando arrivate magari sulla fascia, rientrate col giocatore, soprattutto se parlate di Liverpool, che Mané può rientrare benissimo sul destro perché è destro, così come Salah sul sinistro. E provate i passaggi corti, provate a giocarla corta nell'area. Adesso arriviamo al computer. Ho fatto una partita leggenda col computer, vinta 1-0 Liverpool Tottenham. Io ero Liverpool. E quello che ho notato dei bot è che innanzitutto giocano con una difesa compatta, molto molto compatta. Temporeggiano tantissimo, quindi è proprio lo stile difensivo che vi consiglio. Poi giocano molto a possesso palla, quindi proprio come vi ho detto io, perché secondo me quest'anno è il modo migliore per giocare. Possesso palla, temporeggio, un gioco molto più lento e più studiato, a parer mio, è molto più realistico. E poi fanno passaggi rapidi. In che senso? Non fanno più di due tocchi. Vi farò vedere magari un'azione in cui facevano davvero passaggi o un tocco o massimo due. E provavano poche volte passaggi filtranti o palle alte. E ci sono state pochissime occasioni, poi ovviamente vi ricordo che sono bot, quindi hanno un loro stile di gioco. Come giocare contro i bot? Ovviamente per un aiuto delle squad battle. Se il gioco resta questo, vi consiglio assolutamente di fare un gioco speculare, nel senso difesa compatta, temporeggiate. Cercate però di non dargli troppo tregua al livello di possesso palla, cioè quando iniziano a fare possesso palla cercate di rubare il pallone e di farlo voi, perché magari a leggenda soprattutto potrebbero trovare la via del gol facendo diversi passaggi e magari una distrazione può portare al gol il computer. Ragazzi, queste erano tutte le novità di FIFA 20. A gioco completo vi porterò un video sulle punizioni e sui calci di rigore, ovviamente quando le avrò imparate anch'io. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di scaricare se non siete già. Io vi saluto e vi ricordo che non c'è nessun problema, che è tutto sotto controllo. Bella ragazzi.